Social. Amici di Live Social, bentornati, bentrovati qui Virginia per Radio News 24. Vi ricordo sempre i nostri hashtag, interviste e storie, ma soprattutto vado a salutare la nostra ospite di oggi in linea con noi in questo momento, la dottoressa Marianna Bonanni, psicologa, psicoterapeuta familiare. Dottoressa, bentrovata a Live Social. Bentrovata. Eccoci. Allora, dottoressa, con lei affrontiamo un argomento davvero ancora tanto tanto attuale, che è un po' il rapporto tra i genitori e i figli in questo momento di lockdown, quindi di emergenza dovuto al Covid-19. Che cosa possono fare questi genitori davvero per aiutare i loro figli in questo momento? Allora, è chiaro, i genitori si stanno chiedendo in che misura i figli risentiranno di questo isolamento forzato, quale sarà la ricaduta sulla capacità della socializzazione, se sarà alto il prezzo da pagare per questa esperienza così destabilizzante. In una parola, si chiedono se i figli saranno traumatizzati. Ora, se facciamo riferimento alla definizione di trauma, l'evento traumatico nel manuale diagnostico e statistico di disturbi mentali è definito come un'esposizione a minaccia di morte, un danno grave. L'esposizione può essere diretta o indiretta, nel caso in cui la persona sia testimone o apprenda di fatto accaduto a una persona cara. Certo. Quanto stiamo vivendo somiglia effettivamente alla definizione di evento traumatico, perché siamo esposti da mesi a un rischio per la nostra vita e assistiamo al trauma che vivono gli altri. Esatto, quindi noi ci ritroviamo, dottoressa, in questa situazione che appunto può essere quindi sia definita come trauma e che anche può comportare una situazione del genere, una sensazione del genere? Quello che può comportare chiaramente dipende da tante variabili. Si parla di disturbo da stress post-traumatico se la persona esposta ad un trauma anche a distanza di molti mesi presenta una sintomatologia come ad esempio il risperimentare l'evento traumatico, nei flashback, negli incubi, di cercare di evitare le situazioni che gli ricordano il trauma, l'essere sempre in allerta, in costante ipervigilanza e tensione. Nei bambini, ad esempio, il trauma può essere rivissuto nel gioco o anche nei sogni, e il bambino può essere in difficoltà di concentrarsi a scuola. Certo. In questo modo può esprimere la sua difficoltà. Ma quindi, però è chiaro che... Esatto, esatto. Quindi, insomma, dottoressa, in questo caso tutti possiamo andare incontro ad un trauma, nel senso comunque sia tutti stiamo vivendo questa situazione di pandemia, no? Tutti lo stiamo vivendo, ma chiaramente molto dipende dalla capacità di ciascuno poi di adattamento alle situazioni. Anche l'aver vissuto il lockdown solo in famiglia può fare la differenza. La fascia di età, anche i giovani chiaramente possono essere più facilitati dall'uso delle tecnologie nel sentirsi vicini agli altri, mentre gli anziani possono aver sofferto maggiormente la lontananza dagli affetti. Essere estroversi può essere stato in questo momento un limite, perché la persona socievole può aver sofferto più del timido, la lontananza dalle amicizie. Un discorso diverso si fa chiaramente per chi ha contratto il virus, per chi ha perso un parente, un amico, o per chi ha perso il lavoro, o chi viveva in situazioni già disagiate o di violenza. Certo, quindi insomma ognuno soggettivamente, in base a quali sono le proprie caratteristiche, i propri background, no? Se così anche li vogliamo definire, ha potuto vivere questo momento, comunque lo sta vivendo. Sempre ritornando un po' a quella che è la fascia dei bambini, dei ragazzi, come possono i genitori individuare effettivamente dei sintomi ben specifici e quindi poi ricorrere subito ad un aiuto anche, no? Da questo punto di vista? Certo. I bambini possono aver manifestato dei disturbi del sonno, dell'alimentazione, aver messo in atto comportamenti di regressione, viceversa, i bambini possono aver trovato un vantaggio nella presenza maggiore dei genitori e quindi hanno potuto costruire un nuovo equilibrio fatto di piccole importanti abitudini che li hanno sopportati in questo momento. In generale possiamo dire che la loro capacità di adattamento è sorprendente, ma quello che fa la differenza è l'adulto di riferimento. Se il genitore è angosciato, il bambino si angoscia. Certo. Se l'adulto è sereno, il bambino lo è con lui. Quindi il suo stato d'animo chiaramente dipende molto da quello che vede negli occhi del genitore e avverte nel suo tono di voce. Certo. Lo stesso possiamo dire per gli adolescenti, no? Se hanno vissuto forzatamente questa convivenza, possono avere o scoperto dei genitori resilienti oppure hanno sofferto questa privazione di spazi di autonomia accanto a genitori ansiosi e smarriti. Certo. Dottoressa, prima di parlare dell'associazione, no, a cui lei fa parte con un servizio meraviglioso davvero di consulenza, le volevo chiedere in ultima battuta, questi ragazzi o comunque un po' tutti noi, cosa vivremmo, cosa
a cosa andiamo incontro adesso quando ci sarà la riapertura di tutto, no? Nel momento in cui ci siamo anche un po' rifugiati nelle nostre zone di comfort. Dobbiamo riadattarci, chiaramente il riadattamento richiede la messa in campo di risorse. Allora, quello che dico a tutti e soprattutto ai genitori è quello di partire da se stessi, fare silenzio, ascoltarsi, entrare in contatto con le proprie emozioni. Per alcuni può essere facile perché può bastare poco per ricentrarsi e trasmettere stabilità ai figli, per altri non abituati all'introspezione può rappresentare un vero problema, quindi come diceva lei può essere davvero un aiuto rivolgersi a uno specialista, perché i figli hanno le antenne, sentono la paura del genitore, certo, che si stira davanti al TG. Quindi è importante che il genitore possa lavorare su se stesso per offrire un riferimento saldo, una presenza attenta, costante, premurosa. Il figlio ha bisogno di sentire che il genitore resta saldo anche se è preoccupato. E diamo una mano a questi bambini, a questi ragazzi nell'esprimere le loro emozioni, ascoltiamoli, permettiamoli di tirar fuori la tristezza, la paura, perché le emozioni hanno un ruolo fondamentale nell'adattamento alle situazioni difficili. Io credo che è un'occasione per tutti per imparare e trasmettere ai propri figli, ma anche imparare da loro stessi. Se vogliamo dare un messaggio a questi genitori, direi fate scorta di momenti di condivisione, nutrite i vostri ragazzi di una presenza affettuosa, restate con loro senza fretta, goditeveli, conosceteli, osservateli, perché tutto ciò può crescere il loro senso di sicurezza e quindi può essere un validissimo aiuto per affrontare la fase 2, la fase 3 e quanto avverrà. Insomma, il futuro ha i contorni ancora incerti, però ci auguriamo di... Però ecco, però ecco, è bello questo messaggio che ha dato alla fine, no? Anche proprio dell'ascolto. Dottoressa, in ultima battuta, velocemente, insomma, però non per minore importanza, quella che è il lavoro dell'associazione, quella che è l'associazione per la quale lei collabora. Allora, la mia associazione nasce con lo scopo di offrire la possibilità a chiunque ne sentisse la necessità di avvicinarsi alla psicologia. Pertanto rinnoviamo la nostra disponibilità a fornire 3 consulenze psicologiche gratuite a chiunque si senta in questo momento la necessità di voler parlare con qualcuno. Che bello, questo è davvero un ottimo supporto e anche insomma una bella strada di incoraggiamento per quelle che sono anche un po' delle difficoltà che magari abbiamo anche paura di rivelare, no? Io vado a dare, dottoressa, intanto un sito web www.metadivenireripensando.it, insomma attraverso questo link, canale web, possiamo raccogliere ulteriori informazioni. Ringrazio davvero la dottoressa Bonanni per essere stata con noi e per il suo intervento qui a Live Social. Grazie. Grazie a lei, grazie. Rimanete su Live Social perché dopo la dottoressa Bonanni tantissimi altri esperti. Rimanete con noi.